la nuova edizione di Temptation Island, che partirà a breve, non sarà come le precedenti. Ecco cosa cambia quest'anno. Con l'arrivo dell'estate non può mancare il ritorno di uno dei programmi più amati della stagione, Temptation Island. Dopo il successo della precedente, non c'erano infatti dubbi sulla sua conferma. Nelle scorse settimane la produzione è stata impegnatissima nella scelta delle coppie che saranno protagoniste in questa nuova edizione e tutte sono state già presentate, nei giorni scorsi, sui profili ufficiali. Coloro che partecipano, scelgono di vivere questa esperienza perché, all'interno della relazione, sono presenti delle problematiche importanti, che possono essere legate alla mancanza di un sentimento, a tradimenti o a una diversità caratteriale. Per questo, le fidanzate entrano a far parte del villaggio dei tentatori e i fidanzati in quello delle tentatrici. È una sorta di prova finale che può portare ad un riavvicinamento o a una totale distanza. Ad oggi non manca molto all'esordio della nuova edizione che, a quanto pare, non sarà esattamente come le precedenti. Temptation Island. Stravolto tutto per il suo ritorno. Cosa cambia nella nuova edizione? Non manca molto all'esordio della nuova edizione di Temptation Island che sarà come sempre ricca di colpi di scena. Le coppie sono state scelte e non sembrano esserci dubbi anche sulla scelta dei tentatori e delle tentatrici. Secondo quanto trapelato in questi giorni, il programma partirà, con la prima puntata, l'ultimo giovedì di giugno. Mediaset, quest'anno, ha infatti deciso di fare una serie di spostamenti di programmazione. Il motivo è legato alla messa in onda degli Europei di calcio 2024, in cui giocherà l'Italia. Dato che la rete è consapevole del fatto che milioni di italiani seguiranno le partite, ha preferito prevenire ed evitare che la trasmissione vada in diretta nello stesso giorno e nel medesimo periodo. Infatti, Mediaset ha deciso di far debuttare lo show il 27 giugno, perché è il primo giorno di pausa dagli Europei. Infatti, la prima fase, quella in cui l'Italia parteciperà di sicuro, si chiuderà mercoledì 26 giugno. Fino a quel giorno, quindi, sulla Rai andranno in onda tutte le partite. Nelle settimane successive il programma dovrebbe alternarsi con gli Europei e andare in onda sempre di giovedì, fino almeno alle semifinali. Quando poi la competizione si concluderà, Temptation Island potrebbe andare in onda il mercoledì, precisamente il 24 luglio, ma potrebbe esserci il doppio appuntamento. Infatti, secondo i recenti rumors, l'ultima puntata dovrebbe essere trasmessa giovedì 25 luglio. Non ci sono, al momento, maggiori dettagli in merito, ma nei prossimi giorni Mediaset confermerà la data di partenza ed eventuali spostamenti.